Eccoci, eccoci qua, proviamo il boss per andare avanti, vediamo se riusciamo questo giro, perché non era proprio così facile. Ho livellato il vampiro, un livello in più, vediamo se dobbiamo livellarlo a due, perché magari man mano aumenti, questi aumentano anche gli altri. Take you down! Come cazzo si fa? Your poisonous bite is useless on me. Come on, Reed. Try something else. Close your eyes. This is gonna hurt. Prewin prevails. Why does simple light burn you so much?
Down. Come on, Reed. Try something else. È troppo veloce. Abbiamo la spada, ma la spada non mi fa ricaricare energia. Ecco, quello è il problema. Ah, sì, un randello spacca la barriera. Che dobbiamo fare? Devo mettere anche a sparare. Anche lui spara. Avevo energia. Non ho capito come cazzo, che cazzo di arma devo usare. Oppure gli do un colpo e scappo. Un colpo alla volta. Solo che lui spara. Becca. Vediamo. Show some style. Fight a man. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Ma lui due mosse ti secca, cioè. Che cazzo fai? True light will cleanse you.
can't read. Try something else. Show some style. Fight like a man. Non riesci, non si riesce a scappare. Cioè, vabbè. Your poisonous bite is useless on me. Pin you down! Close your eyes! This is gonna hurt. Come on, Reed. Try something else. Palle però. Oddio no. True light will cleanse you. Show some style. Spada. Ci riesco a farlo sto boss. È troppo complicato. Finito anche le pozioni, tra l'altro. Che due balle. Niente, devo andare giù a fare un po' di pozioni.
4 tranne questo. Ok, vediamo. Allora niente, devo mettere questi qua viola. Poi allora, cambiamo un po' le impostazioni qua. Topi. Sto la spada come prima arma. I have this thirst for blood.
Believe I'm doing this. Blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood.
evil. Boots will be proud of me.
I have this thirst for blood. Get your weapons ready! We found her!
Good evening, Mr. Kimura. Good evening, Doc. Do you need medical assistance, sir? Don't believe that... There is no need to be ashamed. We are all equally vulnerable to this disease. Yes. I know now life is as precious as it is fragile. Goodbye, Mr. Kimura. Good evening, old chap. I won't. Do you need medical? It's a little late. What can I say? I hope we're talking. You need some rest. Women of all come. Good evening, Miss Ashby. And good. Do you need? I am fine. Goodbye, Charlotte. She's been quite... Good evening. I may have a look at your... 800, vediamo. Beh, la mira di piombo. Parte in penatura buona. Ma, è questo. Evening, Dr. Reed. Do you need medical help? You would say... Don't... I cannot imagine the pain these people must face, then. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. The night is... Have you noticed anything suspicious recently? Nobody takes him seriously. Remember... Good evening. Can I help? Do you need... I'd prefer... Goodbye. Chi manca da curare? Chiarda. Tutti praticamente. Ricordarsi dove sono. Allora, qui ci dovrebbe essere il maggiordomo e la vecchia. Tanto li devo curare, quindi non è che devo star qua a sentire i diavoli, yeah. Che abbiamo già sentito. Do you need thank you? Niente, goodbye. Of course. Via. Ho già preso tutto. Jonathan. Do you need? Oh. Goodbye, mother. Try to rest now. Poi ce n'era una. Please come dentro una casa. Che dovrebbe essere questa. Carol Price. Ah, anche questi qui. Vabbè, andiamo a vederli. Sono qua vicini. Yeah. Altro che le medicine poi finiscono. Se non sbaglio dovrebbe essere qua, sì, in un vicoletto a sinistra. Ciao Kid Power. Dovrebbe essere qua. Sparita. Eccola. Can I have the rap? I must go. Questa posto, questa. L'altra dovrebbe essere qua dentro. Hello, Venus. Hello. Sì, è Venus. Do you need my... Dai la medicina. Thank you.
Have you any recent news of Aloysius Dawson? No, non l'ho ancora fatto perché sto livellando il personaggio perché è troppo basso. Il boss è... non so, è un po' difficile. Quindi mi sa che non ho ancora abbastanza potenziamenti. Quindi sto facendo un giro, diciamo, per potenziarlo. Quindi mi manca Caroline Price, che non mi ricordo dove stia. Poi ci sono questi due qui. Ah, ho capito dove stanno. Stanno qua. No, l'ultima barra, quella sotto, che non è molto potenziata. Quella dell'energia, praticamente della rigenerazione. Sto usando la spada. Questa. La sciabola. Solo che c'è quel boss che non riesco a batterlo e... boh, magari è perché non l'ho livellato io. No, sto andando dalla parte opposta. Non l'ho livellato bene io, però... mi sembra quasi improponibile, non riesco a farlo. Quindi, vediamo. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere sempre dritto. Ok, sì, mi ricordo. È quello che poi si trasforma in un vampiro, che ha praticamente ha una spada, ma che la usa come un trituratore. Ma secondo me vale, nel senso che è un bel gioco, non è facilissimo. Diciamo che è un gioco vecchio che poi è stato rifatto. Secondo me ne vale la pena. Io l'ho pagato molto di più perché l'ho preso quando è uscito, non proprio col disco. Divertente sì, è carino. Diciamo, se ti piacciono i combattimenti, secondo me sì. È fatto bene. Allora, non è una grande pretesa perché alla fine è un gioco non bellissimo. Secondo me sì, 25 euro sì, anzi, per questo gioco secondo me è anche poco, cioè ci sta. Se dovessi pensare a un prezzo a questo gioco, sì, su 40 euro, per come è fatto. Almeno per quello che è piaciuto a me. Poi, ognuno ha il suo parere. Però sì, per dirti che se consiglierei sì. C'è un gioco un po' diverso dai soliti Fortnite. Sono così. Praticamente mi mancano tre boss e poi è finito, due o tre boss. Sono quasi alla fine, però quel boss lì ce la faccio. Vorrei rinunciarle per quel motivo lì, però mi dispiace perché ci ho impiegato una vita a farlo questo gioco. Cioè è lunghissimo per quello. Allora io devo andare qua. Perché sono andato dall'altra parte? C'è un altro topo. Beh, certo, tutti i giochi hanno i loro difetti, i loro... però questo è un gioco anche non nuovissimo, cioè la grafica... boh, avrà... questo gioco avrà... 6 anni, io non lo so, comunque non è proprio nuovissimo. Perché l'avevano fatto su PC, mi sembra, tanto tempo fa. E poi l'hanno riportato. Rifatto in qualche maniera, insomma, ma a me non dispiace. Diciamo che nei combattimenti non è... cioè nei combattimenti su strada non è difficile. Sono proprio i boss che... Ah,
qua è pieno di segreti, di indizi, di cose da trovare. Io non ho trovato tutto. Perché non è proprio... cioè non voglio stare qua 20 anni a fare questo gioco. Però... ma non è lunghissimissimo, ci sta, cioè... è un po'... perché ci sono questi dialoghi che ti fanno... che ti occupano... un sacco di tempo. Allora devi correre da un da una persona all'altra, magari curarla o avere degli indizi e girarteli un po' tutti. Diventa duro, cioè lungo per quello, perché poi come giocabilità, nel senso che non ho trovato particolarmente chissà che difetto. Cioè come grafica, lo vedi anche tu, non è male. C'è di peggio. Allora devo girare a sinistra. No, questi due qua, che forte li devo fare. Sì, no, è uscito quest'anno, però è un gioco vecchio, che l'hanno poi rifatto, che l'hanno fatto poi riuscire. Come adesso è uscito Spyro, per dire, no, è un gioco vecchio. Rimodernato. Perché ho quella barra, la terza barra d'energia che si può rigenerare, che la devo livellare, perché c'è un po' di boss che basta, quella sotto. Sono un osso duro quello là, almeno no, è fuori, cioè gli altri li ho fatti, tutti gli altri boss che ci sono li ho fatti in un secondo, questo qua è ossi così. Allora no, devo andare di qua. Oddio no, qua dietro che c'è quello là. Non mi ricordo se devo andare qui o lì. Ah, sembra che devo andare qui. Your prey is mine now. Sì, qua devo andare. Allora, qui ci sono i fratelli. Ma secondo me dura molto di più di 15-20 ore questo gioco. Beh, io l'ho portato a pezzi, a puntate, quindi man mano. Però 15-20 ore secondo me è un po' di più. Do you need my medical attention, sir? Indeed. Non ti so classificare perché avendo fatto puntate. Non ho un You have nothing. Non ci ho mai pensato a sta cosa, però secondo me sounds so easy. Ma forse anche sulle 20, più 20 che 15. Not the same making people smile again. Goodbye for now, Mr. Baker. Good evening, Mr. Baker. Why do I Do you need I'm afraid I don't want ma il problema di questo gioco è che non puoi fare solo l'esplorazione, devi per forza farti i dialoghi, perché i dialoghi ti aiutano a aumentare di livello e capire comunque la storia. E poi ti mancherebbero dei pezzi e non puoi andare avanti in pratica. E poi vedi qua ogni volta che praticamente c'è una stanza dove tu lo rigeneri e praticamente lo... livelli. Ogni volta devi sempre andare a curare gli abitanti e quindi devi sempre spostarti da una mappa all'altra e non essendoci un teletrasporto devi sempre muoverti su e giù. Magari sei dalla tipo qua la mappa, magari magari tu sei qui però devi andare qui, cioè qui. E quindi cioè dici devo attraversarmela tutta, non puoi saltare da un punto all'altro. Magari questa l'avevo già. Sì, questo gioco è veramente bellino, una piccola perla, si è fatto veramente da Dio. Allora io devo fare pozioni.
Boh, li ho curati tutti. Mi manca questa qua che non mi ricordo dov'è. Ah, deve essere questa qua nel negozio. Iniziamo a posto, facciamo che lei. Perché sennò poi muoiono. E poi praticamente puoi scegliere se fare il vampiro buono o il vampiro cattivo. E in base a quello che scegli vinci i trofei, insomma. Io l'ho fatto diventare buono. What is your rumor? Do you need... Oh yeah. May I look... It's always a pleasure. Cambia il finale praticamente. Tanto le armi ce le ho già tutte, quindi non è che devo solo sprecarle in certi. E poi Dr. Reed, I am glad to see you again. Ok, qui siamo a posto, vero? Non devo più fare nulla. Qui sono tutti sani, qui sono tutti sani. Sono tutti sani. Sì, però se li ammazzi perdi. Cioè, fai. Praticamente se tu ammazzi, non so, magari questa qua. O la figlia, che va bene in giro, ammazzi questa qua. Hai. Prendi degli esp, però perdi degli indizi sulla storia. Quindi lo uccidi, non puoi capire poi. Perché ogni personaggio uno è collegato all'altro. E quindi perdi gli indizi sia su di lei che sull'altro. Quindi no, però non puoi ammazzarli tutti. Devi scegliere chi ammazzare e non ammazzare. In base agli indizi, perché se ammazzi uno, magari perché se ammazzi uno al posto dell'altro, magari perdi degli oggetti, o magari non apri delle cassaforti, queste cose. Magari la città si ribella, quindi hai più mostri, hai più robe, non lo so. Sei... E poi praticamente quando lui ammazza diventa, i suoi occhi diventano sempre più rossi. Volendo li puoi uccidere tutti, sì. Guarda, ti faccio vedere. Praticamente so, tu ammazzi questo. Puoi fare. Tu ammazzi questo qua e prendi 5000 esp. Però questo qui è un investigatore. E quindi ammazzi un investigatore privato in città. E lo sanno tutti. E quindi la città si ribella. E quindi perdi comunque degli oggetti, perdi qualcosa. Sì, la fa esperienza ammazzando di qua e di là, oppure facendo il boss. Cioè, infatti adesso io sto facendo esperienza con il 630 lassù, ammazzando di qua e di là. Perché sennò... Cioè, se diventi cattivo è più facile. Però diventa più difficile il gioco, nel senso che comunque i boss sono ancora più difficili, immagino, penso. Comunque aumentando di livello. Io sto provando insomma a fare il trofeo da buono, non posso fare il trofeo da cattivo. Vuol dire ricominciare da capo e penso che non lo ricomincerò da capo. Perché è complicato farlo da buono. Però ha bisogno di livellarlo. Perché facendo magari il buono è più. Devi starci più dietro. E poi ci sono tipo qua dentro c'è un indizio che io non ho ancora capito com'è. Però ci sono queste piattaforme da abbassare e alzare. Oh. Ci sono le cose da trovare, le cose da fare anche. Per quello è carinissimo, anche graficamente, anche come sono disegnati i personaggi. No, nulla da dire, è un po' noioso nei dialoghi secondo me, perché comunque sì, la parte meno interessante, cioè comunque devi fare avanti e indietro. Qua c'era un posto dove potevo combattere, ma non mi ricordo più dov'è. Qua? No. E poi ci sono tipo i boss più difficili, quelli per le strade, sono quei tipo samurai con le spade, che sono comunque, si teletrasportano, sono un po' più ostici, ma per il resto non è difficile nei combattimenti, a parte con i boss. Ma c'erano i cattivi qua una volta? Spariti tutti? Sapevano che arrivavo qui? Qui non si può entrare. Boh, c'erano una volta, ma ora non ci sono più. E poi, tipo, anche quando devi comprare le cose, cioè gli oggetti spawnano sempre intorno alle strade, quindi non è che devi...
forza andare a cercare a destra e a sinistra dove ci sono i negozi. Ti fai un po' di combattimenti, ti rompo su di soldi. No, no, i soldi si trovano in giro, vero? Non... Allora, io ne ho fatto uno di boss nel teatro, però ce n'è un altro che è quello che sarà dopo, che ci avrà le donnine insanguinate che mi attaccano. Io parlo quello prima di quello, nell'ospedale, al piano di sopra dove ci sono le porte che non si aprivano, che adesso si aprono. C'è questo ragazzo qua che è tipo un cacciatore di vampiri, così. Ce l'ha un po' con questi vampiri. E se praticamente ha questa cazzo di spada che mi trivella in un secondo, e poi se lo faccio da lontano mi spara. È fortissimo, e poi ci sono queste luci, luci che mi bruciano, che compaiono tipo faretti, tipo... Quello non riesco a farlo. Cioè sono gli ultimi due boss alla fine, perché mi sembra che quello lì nel teatro sia l'ultima. Solo che non riesco, boh, ma chissà perché sono impedito. Cioè gli altri li ho fatti da Dio, ma questo proprio mi fa il filo da torcere. Forse perché ho sbagliato io a livellarlo, non lo so, e devo tirare un po' su. Cerco di tirarlo un po' su e boh, tanto il tempo ce l'ho, nel senso che... Ma cattivi da ammazzare? Poi l'unica cosa che a me non piace molto di questo gioco è la stamina. Oddio. Dove è arrivata questa? Che devi avere questa cazzo di stamina per colpirli. Poi per il resto, cioè alla fine diventa una rottura di balle, sempre ricaricarsi. Vabbè. Oh, di qua non si teletrasporta. Sì, è quella barra arancione che è al centro, praticamente ogni volta che colpisci un cattivo ti si esaurisce. Devi sempre comunque fuggire di qua di là, perché adesso vabbè ce n'erano due, però qua ci sono quelli in gruppo che ti danno filo da torcere. E diventa un casino ricaricarti, perché comunque i cattivi ti saltano addosso e vengono tutti verso di te, insomma, quindi... Tipo magari questo. A parte che ho un livello 32, quindi... Però alla fine se lo sai gestire bene, se ci sai, sai comunque scappare, ti fai dare anche un colpo, chi se ne frega. Non è particolarmente difficile. Basta un po' livellarlo. Il gioco è fatto. Almeno fino adesso io ho sempre fatto così, l'ho livellato e è andata sempre bene. Quello. Me lo segno la notte. Anche sì, perché non vedo l'ora di finirlo e fare l'altro gioco. Tipo questo samurai qui è fortissimo, quindi possiamo anche farlo, però. Perché questo qua si fa aiutare da un uomo ombra. E poi alla fine come personaggio ha anche delle super mosse volendo, no? Però sono praticamente la parte inutile, se no. Li puoi uccidere anche solo colpendoli. Infatti io non ho mai usato la super mossa. A parte vabbè questa qui di rigenerarsi, che vabbè non è, chiamiamola proprio super mossa. Però per il resto sono i boss alla fine. Dicevo, solo stamina, altro difetto. Che ricevi dai boss nemici a molti medi. Diciamo che i nemici sono ostici per quello, perché insomma tipo questo qua che sto facendo io, quello che mi manca da fare
tre colpi si è attaseccato. Tre colpi di spada consecutivi poi te li dà e ti secca. Cioè, per quello che dico io, magari non è livellato, non riesco a... Poi magari io, boh, sono io proprio, sono imbranato sicuro, perché non è che sono bravissimo in questi giochi, però... Però mi sembrava così strano che, insomma, no, qui siamo già passati. Possiamo tornare indietro perché tanto qua non ci sono più nemici. E poi praticamente ogni volta che uccidi qualcuno, cioè per esempio, vabbè, uccidi in ogni quartiere, uccidi qualcuno, non rispawnano, rispawnano solo quando sei addormentato per rivelarti il giorno dopo. Quindi devi girare tutti i quartieri per rivelarti. Adesso ti faccio vedere tutte le armi che ho. Questa. Ah, vabbè, la doppietta. Vediamo. Un po' di pistole ce le ho. Allora, ho la pistola. Un'arma a lungo raggio. Un'arma a lungo raggio, un fucile. Sì, ho la doppietta. Però non è ancora arancione, quindi livellatissima. Il fucile, la revolver e la lupara. Diciamo che di armi ce ne saranno sicuramente molto di più in questo gioco. Però, però io non uccidendo i personaggi non sblocco tipo le cassaforti, perché le puoi sbloccare solo uccidendo qualche personaggio, non tutti. Capire quale, però. Però ti danno altre armi, ti danno altre cose. E quindi non... Non ho magari quelle armi fortissime che trovi magari nei segreti, però non sempre, ti dà anche degli oggetti, non sempre trovi armi. O dei documenti, qua mi mancano solo documenti che non so dove trovarli. Poi per il resto mi manca questo obiettivo, che però si fa dopo quando ho ucciso quel boss lì. Per il resto ho fatto tutto. Vabbè, ho ammazzato questo qui perché era l'unico che te lo dà come prova, il primo. Però il resto... Beh, questo qui è morto, però non l'ho ucciso io. Poi graficamente la pioggia, una figata. Londra. Poi se vai dove c'è la zona dei ponti, si vede proprio anche quel, il ponte londinese da lontano, il treno che passa. Niente, dobbiamo tornare verso l'ospedale. E qua abbiamo fatto tutto. Allora, di qua, se non sbaglio, no? Ma non c'ho topi, cazzo, mi servono i topi. No, è bello. Comunque graficamente gli sfondi sono carini. È fatto benino sto gioco. Ah, i topi sono lì. Top, ragazzi, perché non me lo date? Niente, sto per morire. Perché non ho topi? Allora, se io vado dall'altra parte, ci dovrebbero essere. Servono assolutissimamente.
tipo io di alcuni di loro per esempio non ho sbloccato alcuni indizi, perché non devi trovare qualcosa in giro e qua è un casino, perché poi ci sono anche delle porte nascoste, tipo i piani, i balconi, eccetera. Si dovrebbe avere una guida. Ma c'erano i topi da qualche parte? No. Tipo lassù, per esempio, si può andare là sopra, però passando dalla casa. E ti dà un'arma là sopra, mi sembra. Topi, topi. Si rigenera quella cazzo di barra da sola, e quello è il problema. Non ricordo più da dove devo andare. Allora, vediamo, noi siamo qua. Dobbiamo andare qua. Quindi che cazzo di giro sto facendo? Vabbè, adesso io ho la spada, però potrei usare la mazza. No, perché mi fa succhiare il sangue da questi non morti. Vorrei sbagliare strada. Si può andare di qua, giusto. Allora, so che qua c'erano dei topi anche di qua, ma non ricordo dove cazzo stanno. Lì, guarda che l'abbiamo trovato. I can't believe I'm doing this. Ne serve un altro, non mi basta. Sì, uso l'accetta perché alla fine è l'arma un po' più, diciamo, decisiva. L'accetta, dici? Allora, vediamo. Io sto andando dritto, quindi no, devo andare da questo lato. Queste porte qua sono per la storia. Se tu ammazzi quello lì, penso che puoi entrare qui, perché è la sua casa. Puoi prendere quello che c'è dentro. Allora, di qua. Ma no, sbaglio sempre strada. Non è questa. Allora, dritto. Si dovrebbe andare giù lì e saltare di là. No, di qua. Ok, ci siamo. Che pizza. Via, qui ci sono dei mostri sicuro. Schiviamo questo, la sostava. Uh-huh.
stare addosso. Oh, bello. Oddio. No. Show me your power, newborn. Non voglio uscire. Niente, devo ammazzarlo con la spada, perché questo è forte. Perché sotto hanno la barriera. E quindi con la spada eviti di colpire la barriera. Ok, devo andare. Ma io vado sempre dove non devo. No, sopra lì non c'è niente. Dovrei andare dritto, no? Sì, oh, tosta fatica. Ma il boss è molto più resistente. Per quello devo livellarlo. Devo arrivare almeno a 1000, 1500. Ammazzando di qua e di là. Però mi servono anche i topi. Allora. Quindi forse di qua devo andare, no? Era giusta la strada di qua. Sì. Adesso andiamo, ti faccio vedere il boss che non riesco a fare. Adesso ci arriviamo. Ci vuole un po', però ci arriviamo. Ok, devo attraversare qua. No, non devo attraversare qua. Devo andare di qua. Giusto? Sì. Oddio santo. Ecco. Questi di qua sono forti, non ce la farò mai. Senza energia. Dai, salta lì. Let's see how he dresses. Ah, looks like an aristocrat. Stay back, beast. No, sblocchi i quartieri piano piano. Inizi da... perché segui tutta la storia, quindi man mano sblocchi i quartieri. E poi ogni... no, adesso io perché sono verso la fine è tutto aperto. Ho aperto tutti... cioè la mappa praticamente è tutta questa. Inizi mi sembra... aspetta, questo qui è... inizi... in... qua, intorno al porto. Sì, inizia al porto, poi vai all'ospedale. Poi mi sembra che vai qua alla chiesa. Al cimitero, poi passi sotto.
No, no, lo sblocchi man mano. Magari fosse stato tutto subito, va? Allora, il boss è qua dentro, però noi non siamo carichi. Nel senso che mi servono i topi. Allora, so che i topi ci sono di qua. Sì, puoi usare le delle siringhe anche per ricaricarti, però sono numerate per quello. Conviene più il topo, secondo me, cioè se non vuoi sprecare ingredienti, perché poi dopo devi andare in giro e ritrovarli. Per quel motivo lì, perché sennò queste le avevo già usate. Che poi dopo devi andare in giro, magari cercare i soldi non sono segnalati, quindi non si sa dove spawnano. Vado a caccia di topi, di qua ce ne sono altre. I topi sono finiti. Ecco. Mettiamoci un po'. Poi torniamo di là, li prendiamo. Che devo fare? Sì, devo farmare, sì. Infatti alcuni sono di livello 32. Io sto ancora a 29. Infatti questa live l'ho fatta apposta per farmare, per provare a vedere se riuscivo a fare il boss. Ma ho provato, ma è complicato. Sto aspettando che spawnano i topi. Poi tu praticamente vai nel letto, ti riposi e vedi questa cassaforte qui è chiusa, locked, right. Però devi ammazzare qualcuno in giro e te la apre, ci sarà qualcosa, non lo so. Vediamo se sono risponati, va? Sì. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Dai, mi bastano ancora due topi. Sponateli. O magari rientro, riesco, sono già sponati. Sì, uno.
This is despicable. Adesso ti faccio vedere il boss, appena riesco a trovare un altro topo. Ah, lo sento, dov'è? Dov'è il topo? Lo sento ma non lo vedo. Dai, trovami sto topo. Vabbè, facciamo prima a fare così, va. Uso il bastone, ma... la mazza praticamente, tipo la mazza non ti toglie... che cazzo è sto topo? La mazza questa qua... ti toglie la barra grigia sotto, cioè tu dovresti colpire la barriera che hanno e poi dopo anche il sangue, diciamo, la loro vita. Invece con la spada la barriera la salti, diciamo, non te la fa colpire, ti fa colpire solo la barriera del sangue. Quindi è molto più utile la spada. Però con la mazza hai la possibilità di magari uccidere i cattivi e succhiarli. Quindi recuperare, cosa che non puoi fare con i boss. Cioè con quel boss lì. Perché quel boss lì non è un demone. Quello ha due mani. Lascia, agisci, vabbè. 2.31, 2.75. Ma sai cos'è? Che sono più lente queste. Le ho provate prima, ma sono più lente da usare. Cioè, ci vuole molto più tempo. Questa qui è più veloce. L'amici lì deve fare tutta la coreografia. Dai, dammi sto cazzo di topo, su. È qui, il topo è qui. Eccolo lì, ma non me lo dà. Vabbè, tanto ti porto a vederlo lo stesso, anche se non c'è il topo. Praticamente... non è facile. Perché poi dopo, quando adesso tu fai il boss, se dovessi morire, perché tanto morirò, magari uso le siringhe, uso qualche oggetto, o li perdo. Quindi poi mi tocca andare a rifarli. Andare in giro, cercare, rifare i pezzi. Questo dici? Però vedi, c'è la velocità, è lentissima. Questi sono bassi di valore. 220. Sono, è che sono bassi. Rispetto a questa ha molta più velocità. Possiamo provarla. Proviamo il rondello. No, due mani mi hai detto. Quindi a due mani, arma da mischia. Qual è quella a due mani? Allora, lascia eccezionale. Qua è quella viola, sì. Lascia viola. Tu entri qua e fai sto benedetto boss. Ti porta su con l'ascensore.
Ma mi sa che... cioè, lo trovo troppo complicato, perché... mi secca subito. Poi gli vado vicino, lo colpisco e lui mi ricolpisce con 3 mosse consecutive. Io riesco a fargliene una. Dovrei dargli un colpo e scappare. Però quando scappo compaiono ste cazzo di luci che mi infiammano, mi tolgono un sacco di energia. Come on, Reed. Try something else. Beh, in effetti con quest'arma potrei riuscire a farlo, ci vuole un po' di più. C'ha sta cazzo di spada. I'll pin you down. È un po' lento nei movimenti perché schiaccio il teletrasporto e non si teletrasporta. Close your eyes. This is gonna hurt. Boh, devo provare un bel po' di volte, prima o poi troverò un modo. Ho una botta di culo. Perché con la spada non puoi succhiarlo. Se potevo succhiarlo, cioè, così mi rigeneravo, era molto più facile con la spada, ma... non si può fare. Your poisonous bite is useless on me. I know. It hurts, doesn't it? Show some style. C'è sta cazzo di stamina. Show some style. Fight like a man. The blood of a true defender of this land will protect me. Oh. Free when prepared.
doesn't it? Potrei farcela. Ah, un'inquadratura. True light will cleanse you. Cazzo di luci. If you're so innocent. Ma porca trota. Beh, però potrei riuscire, se me la gioco bene, se riesco adesso a ingranare, potrei riuscire a farcela. Mancava pochissimo. Cazzo sì, mancava pochissimo. Quel cazzo di luci mi hanno fregato. Ho provato a mettere, ho provato con la siringa. Vabbè dai, tanto ci riproverò mille volte come al solito, ma ce la farò. Però adesso non ho più stamina lì. Come on, Reed. Try something else. Close your eyes. This is gonna hurt. I'll take you down. Ma perché c'è sta cazzo di luci, di luce? No, col cazzo. Your poisonous point is useless. Ah. Me la sono giocata malissimo. Perché poi mi mette fretta. Mi mette ansia e fretta. E mi faccio seccare come un mongolo. L'arma è lenta, però sì, se riesco a giocarmela bene con quest'arma ce la posso fare. E la lentezza, sì. Perché alla fine devo togliere quella cazzo di barriera sotto di lui. Freewood prevails.
some style. Fight like a man. Sì, infatti è tutto grattato sul fondo. I'll pin you down. Dai, voglio attaccarlo. Dai, l'avevo preso però. Dai, però la stamina che mi manca, cioè sti cazzo di luci, coglioni. Fare, eh?
Dai. No. Ah, sì. sì, non ci credo. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies. La voce robotica. Vabbè. Ma niente. We always have been. And we always will be. Of all the evils that threaten mankind. Quindi adesso questo dovrei trasformarlo in un vampiro, ma siccome che sono un vampiro buono, no. Potremmo collaborare. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are free! Se è un problema del video, boh. Adesso poi vediamo dopo. Se lo fa ancora. We do not compromise! There's no way will hurt me. You'll always be devil. There are no English. Me now. For there are no you claiming righteous. Io non lo voglio uccidere, però. That's what I must do. What do you mean? Risparmia, ti risparmierò, trasforma. Ma perché voglio fare il vampiro buono. Se lo trasformo non sono più buono. Obey, madame. All of you that see never for me. What is this? This old room. This is me, Inigo. After all, you have trusted Pomont. Adesso vedo, finisce il filmato, vedo se lo continuo a fare ancora, se rumore, oppure stacco e riprovo a vedere dopo. Magari lo parte in modo normale. Però vabbè, è la prima volta che lo fa. Per quello, non lo so, vediamo. È una questione di filmato. Vediamo il caricamento. No, è proprio così, mi sa. A parte che questo gioco mi ha buggato un po' altre volte. Mi ha buggato che non mi, cioè mentre combattevo mi faceva uscire dal gioco. Ma forse è sparito. Ah, solo sto boss qui. Sembra un giradischi, sembra. Sono troppo felice di essere riuscito a fare sto boss. Adesso in teoria dovrebbe mancarne solo quello finale. Quello, la tizia là. E poi si va in villa. Adesso vediamo un attimo. Sì, lo fa per... lo fa... Ma sì, mi conviene uscire. Beh dai, io questa live la stacco e lo continuo la prossima volta. Un po' sono andato avanti e un po' lo livello. Adesso cambio gioco. Faccio prima. Vado un attimo al piano di sotto. Tanto adesso penso che non ci sia più nient'altro da fare a parte quell'obiettivo. Cioè, si va verso il boss finale, insomma. Questo obiettivo qua devo fare. Che è dentro al teatro, quindi sono già lì, praticamente. Poi per il resto mi manca quella piattaforma lì. Che c'è nella stanza del
del cartomante qua. E ho fatto tutto finalmente, ma non tolgo dalle balle perché non ne potevo più, non ne potevo più. Ancora con il finale, mi sembra. Devo andare a prendere l'antidoto. Perché avevo visto un avevo seguito un altro che ci giocava, quindi un po' di idee me le ero fatte. Devo andare a prendere un antidoto, uccidere quella tizia lì col sangue, con queste donnine dissanguinate, e poi mi sembra che si va in villa. E poi finalmente è finito. In villa non mi sembra che c'è il mostro, mi sembra che c'è solo il finale del filmato, che ci sono dialoghi. Good evening. Minchia, che figata però la voce robotica. Do Vabbè, dai, adesso you... io tanto cambio gioco e poi vediamo poi la prossima volta. Ho ancora un pochettino di cose da fare. Ah, perché è inutile giocare con questo rumore sottofondo. Saluta a tutti, eh. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, Kid Bab. Adesso cambio gioco e passo su DBD. Tipo adesso mangio qualcosa però prima e poi passo di là, magari trovo qualcuno con cui giocare e ci facciamo le partite a 4, perché poi dovrei giocare anche un altro gioco. Che ore sono? 18, non ce la faccio a fare altro. E quindi boh, finirò questo in questa settimana, magari domani lo faccio dall'altra parte e poi passo all'altro gioco che ho comprato. Va bene, dai, Massimo, ci vediamo dopo. Grazie per essere passato. Ciao, buona serata.